male che come sempre la formazione l'ha dato la domenica, ha chiesto il cambio, non era una sostituzione per questo, però se da questa ancora la formazione la devo fare e chiaramente va fatta in base all'ultima partita e durante gli allenamenti settimanali. Lugovic non ha avuto problemi, l'abbiamo fermato un giorno per... abbiamo poi risparmiato un po' di allenamento un giorno soltanto perché era un po' stanco, un po' affaticato. L'Udinese è una squadra da prendere con le molle perché, specialmente fuori casa, è una squadra che ha dei giocatori di grande profondità. D'altronde è formata da giocatori che giocano quasi tutti in nazionale dei rispettivi paesi e quindi formiamo una squadra di valore. E quindi speriamo una squadra che per potenzialità potrebbe comunque reggere il confronto con le grandi. In casa degli altri non interessa quello che serve alla Sampdoria, chiaramente. Noi abbiamo fatto delle scelte e stiamo portando avanti. D'altronde mi sembra che noi non è che abbiamo stravolto l'organico per quanto riguarda l'assetto base iniziale. Probabilmente adesso abbiamo avuto qualche problema in più, diciamo nel reparto centrale di centrocampo, quindi si è intervenuto un po' sul mercato, però per il resto la squadra è rimasta ad eccezione fatta di Quagliarella uguale. Siamo contenti perché crediamo molto in Floro Flores e abbiamo preso Corradi, che siccome è un giocatore esperto può essere importante nel gruppo, può essere importante in campo perché è un giocatore d'esperienza, anche se è normale che per la struttura fisica che ha Corradi, perché non gioca da tanto tempo ancora, deve migliorare. Abbiamo fatto delle scelte e speriamo che il campo ci dia È un test importante per verificare quello che di buono abbiamo fatto a Catania e anche in questo primo scorcio del campionato. Diciamo che c'è miglioramenti, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo, il cammino è molto insidioso. Una bella sfida Udinese a Sampdoria, Sampdoria Udinese per un punto di vista, correlata da questa sfida di giocatori. La prima sfida è Sampdoria Udinese, la seconda sfida nel campo sarà le qualità di questi due giocatori che potrebbero permettere sicuramente un valore aggiunto per le proprie squadre. Ma non è l'unico duello. Dipende che tipo di giocatore è. Un visto è arrivato il giorno prima a Roma e che in un ruolo ancora più delicato e ha fatto bene, per esempio, no? Non è il detto quello che dice lei sia una cosa esatta, perché io credo che siccome San Marco è 2 anni che gioca in un centrocampo a 3, non, se mai dovesse giocare penso che non ha difficoltà a inserirsi, perché è un giocatore di qualità, un giocatore d'esperienza che ha fatto più di 100 partite in anni, quindi il problema secondo noi non è così importante o quantomeno risolvibile nel più breve tempo possibile. Quasi sempre l'Udinese gioca molto da dietro, imposta l'azione da dietro e non va subito sul lungo, quindi la prerogativa di questi 2 anni è stato il fraseggio, il fraseggio parte da dietro. Guarda nella stessa posizione, il problema è che aveva una marcatura uomo di un mediano, che loro hanno giocato a non farci giocare. Molto difficile ingabbiarlo per le qualità tecniche e fisicità di Antonio, non è che siano da poco personalmente, anche le qualità di invenzione, quindi non è semplice come concetto. Poi tentiamo di far vedere questi giocatori importanti che abbiamo, possiamo liberarli per far esprimere al massimo le loro qualità. Questo è il concetto. Ma noi abbiamo altre soluzioni, cioè abbiamo creato 10 palle gol a prescindere dalla marcatura di D'Agostino, perché alla fine noi abbiamo avuto soltanto un quarto d'ora di sbandamento dopo il 2-1, perché la squadra anche al primo tempo ha rischiato poco a creare 2-3 palle gol limpide con Di Natale, la traversa di Zimini, che abbiamo rischiato, hanno fatto qualche apprensione. Il momento del gol del 2-1, la disattenzione ci ha tagliato un po' le gambe, abbiamo avuto quel tipo di sbandamento e poi ci siamo ripresi creando occasioni importanti. Sano va mancata a uomo nella zona in cui si trova. Possiamo stravolgere un assetto di 3 anni anche se siamo di fronte a un giocatore importante, però va marcata uomo nella zona in cui gioca, quindi bisogna stare attenti, bisogna raddoppiare su un giocatore che per loro è fondamentale e soprattutto da gennaio, quando è arrivato Pazzini, formano una coppia di attaccanti terribili. Tutti pensano e tutti dicono che sia stato molto semplice a Catania. Invece io non sono molto d'accordo con questa visione,
Penso che Catania sia una squadra attrezzata molto bene. Allora ha preso degli esterni importanti come Mannini, come Segnoli, insomma è un'ottima squadra. Napoli è la squadra che ha investito di più, anche dal punto di vista economico, quindi certamente si è rafforzato in maniera importante rispetto all'anno scorso. Un periodo che lavoriamo molto sulla velocità, per cui probabilmente possiamo avere dei miglioramenti anche dal punto di vista fisico, però l'importante è che tutto parte dalla testa, noi dobbiamo avere la convinzione di quello che dobbiamo fare in campo, non ci possono essere distrazioni che ci permettono, poi che cioè, non ci permettono di portare a termine un risultato che era la nostra portata. Il pallone è sempre tondo, il campo è sempre uguale, qualche metro aumentato, forse in lunghezza e in larghezza, i giocatori sempre gli stessi. L'arbitro in campo ce n'è uno ancora uno, per cui diciamo che siamo sempre sullo stesso. È cambiato l'atteggiamento di velocità, chiaramente, di propensione al lavoro fisico di settimanale. Eravamo del difensivista, ma si giocava con 5 punte. E di fatto è vero. Vuol dire avere delle idee chiare e andare avanti, nel momento attuale che tu arrivi nella squadra e in che epoca anche.